Samantha sorge una chiesa molto graziosa e molto antica, Santa Maria del Monastero. Ha ormai quasi 1000 anni. Le sue pareti, più di 500 anni fa, furono ricoperte di bellissimi affreschi per narrare ai fedeli le storie di Gesù e dei santi, che ancora oggi incuriosiscono e fanno volare la fantasia. Si racconta che un giorno avvenne una stranissima sparizione. Sveglia, San Giacomo! Guarda, non hai più la tua bisaccia! Oh, è vero! E io, senza il mio bastone, non mi riconosceranno più! Guardate, qualcuno ha preso anche le mie monete! Presto! Correte! Venite a vedere! Era successo qualcosa di incredibile agli affreschi che il pittore aveva appena ultimato. San Giacomo non aveva più la sua bisaccia. Oh! Le monete di San Nicola erano scomparse. E a San Benedetto mancava il bastone pastorale. No! Lo sapevo che non c'era da fidarsi di quel pittore. Colori di scarsa qualità. E si è pure dimenticato di dipingere il maialino Sant'Antonio. Preghiamo Sant'Antonio che ci aiuti a ritrovare gli oggetti perduti. Ma sulle pareti di Manta era dipinto Sant'Antonio Abate e non Sant'Antonio da Padova, che nella tradizione popolare aiuta a trovare gli oggetti perduti. Quella notte il pittore entrò di nascosto in chiesa per dipingere un maialino accanto a Sant'Antonio Abate. Poi lo incaricò di andare a cercare gli oggetti scomparsi. In un campo incontrò un contadino intento a zappare la terra con un bastone ricurvo. Molto strano. Buongiorno contadino, questo bastone non è adatto a lavorare la terra. Se me lo restituisci ne avrai in cambio uno migliore. Grazie. Grazie. Buongiorno pellegrino, questa è la bisaccia del mio padrone. Mi spiace maialino, l'ho trovata abbandonata in un campo. Se me la restituisci, ne avrai in cambio una ancora più bella. Grazie. Quelle monete sono tanto grosse, ma non valgono niente. Se me le restituisci, ne avrai in cambio molto di più. La donna accettò. E una pioggia di monete d'oro cadde accanto a lei. Fu così che tutti gli oggetti scomparsi furono restituiti ai legittimi proprietari. Non si seppe mai quale strana creatura li avesse sottratti, ma ancora oggi in Santa Maria del Monastero li potete ammirare in tutto il loro splendore. E anche il maialino, che da quel giorno rimase sempre ai piedi di Sant'Antonio.